ad oggi non dovrebbero esserci licenziamenti e continueremo a guadagnarci giorno dopo giorno il rinvio e l'annullamento di questi licenziamenti. Lo dobbiamo a questo territorio che è insorto a nostra difesa. Chiediamo un percorso ordinato di vendita in continuità produttiva della società di GKN Firenze che permetta di far ripartire lo stabilimento, perché lo stabilimento può ripartire in qualsiasi momento. Non un passo indietro, al termine di un'altra lunga giornata di sciopero e manifestazioni, gli operai della GKN ottengono ancora un po' di tempo per scongiurare i licenziamenti per cui l'azienda aveva manifestato la volontà di far ripartire la procedura collettiva. Mentre il tavolo online con advisor, assessore al lavoro Nardini, Fiomme e il sindaco di Campi Bisenzio Fossi è in corso, esce la notizia di due manifestazioni di interesse per reindustrializzare GKN. Una per la produzione di macchinari per l'industria farmaceutica, l'altra per produrre componenti per le energie rinnovabili. Noi ad oggi non siamo interessati a inseguire le voci, noi chiediamo delle garanzie e quindi se deve essere fatto un ponte verso una transizione deve avvenire con garanzie produttive, occupazionali e con lo Stato dentro o a garanzia di questo percorso. Noi cambiare in bianco non le firmiamo a nessuno, quindi, e non ci fidiamo nemmeno di nessuno, perché veniamo da una serie di... cioè il fatto che oggi si stia discutendo di reindustrializzazione si deve al fatto che quei licenziamenti sono stati ritirati a seguito di un articolo 28 per atteggiamento antisindacale e noi abbiamo depositato in tribunale. Ma la giornata era iniziata proprio con un incontro saltato in regione all'assessorato del lavoro, ma gli operai GKN hanno improvvisato una manifestazione. Davanti alla prefettura di Firenze, fino a che una delegazione ha incontrato il prefetto, la prossima tappa a Roma, al Mise, ancora in videoconferenza alle 18 di giovedì. I temi sul tavolo, i licenziamenti e i due progetti di reindustrializzazione presentati dal advisor Francesco Borgomeo.